risultati sì. Sono fresco a scuola nuova. Eccoci, allora 19 luglio 2023, 17:18 del pomeriggio. Registrazione numero 29, recording number 29. Il tempo comincia a cambiare, si sta bene adesso. Più fresco, già c'è un cambiamento, domani è il 20 luglio, il cambiamento previsto già da giorni, c'è una flessione che è perfettamente in linea con quello che deve fare con un'estate di Picanini, si sta bene. Forse il mare si muove, chissà se è l'ultimo giorno che siamo in alto mare, perché domani si muove di più, il bagnino dice che si muove, domani già non si può arrivare qua. Credo, aveva detto che potrebbe diventare più mosso. Così sta oggi. Ci sei? Non dormire, sei live! Saluta e sveglia che sei live. Ciao, il gigante saluta. Sei in diretta, tu dormi sempre. Non dormire. Sulla serve! Dormi sul tuo ramarro. Lui perché dorme sul ramarro, no? Dorme sulla serve. Sulla serve dorme. Sul si buca affondi poi qua già si è riportato alla lunghezza del pontile, riandiamo lì ancora un po', aspetta. No, forse no. Dio, ma tu già hai fretta di entrare. No. È sempre la solita. E andiamo, dai. Serve un pochettino. Ci riporta in fretta, mi fa. Dove si può? Ah, deve andare di là, forse. Si è riannuvolato, anche stamattina l'abbiamo fatto, non è che è coperto tutto, però è velato, stamattina è a 6:30 simile, visto? Cambia, va. Praticamente quando è iniziato sto caldo? Sarà il 10-11 luglio è iniziato sto casino, per far sfogare un po' di cialtroni, no? Sa, non vedo l'ora. Ecco, ricordiamo le città, perfetto, ti ricordi i valori esatti, non dirli, che mi dici se ricordi di Parma e Firenze, quando avevi 15 anni, invernali. No, aspetta, li devi dire tu però, te li dico, però aspetta, diciamo quelli di adesso, tu le porte logiche lo so che non hai detto mestiere, io ho preso 8, gli altri tutti 5, 75%, infatti papà era già gli ultimi 3 anni del 99, boh, vabbè, chiusa sta parentesi. Adesso allora, Parma ha raggiunto 37-38, no? Questi due giorni. Sì, 37. Anche adesso quello che è. Firenze 38, anche 49. 38, 37, più o meno così, dai. Ecco, nel 1985, Firenze ha registrato. Meno 20. No, meno 20 più. Freddo, ma era di più, meno 25 era. Meno 23 era. Ah, meno 23. Che figura fai? Non mi ricordo. Io ero più figlio, tu avevi 15 anni, è vero che sto studiando io da 4 mesi, ma non te lo puoi non ricordare, no? Firenze meno 23 nel 1975. E Parma? Meno 25, questo lo ricordo bene. Ecco appunto, quindi credono che non torna più. Nemmeno per sogno, nemmeno per sogno, perché siamo in un grande minimo solare, quello era un trentennale circa, questo è molto più pesante di quello, quindi sono le potenzialità per batterli, non dico di parecchio, perché più o meno il freddo intenso è sempre quello, non è che può andare fino a oltre, però li può battere tranquillamente quei record, li può battere, magari se non quelle città, quelle vicine. Piacenza quanto fece, anche lì fa un caldo d'estate, fa d'inverno. Quindi non nel 1800, quindi adesso noi torniamo nel 1800, gli inverni come non si sono mai visti all'inizio dell'800, torniamo alla fine di questo decennio, per non immaginare quello che c'è dopo, dal 2030, quindi occhio che sono tutte cose che tornano e sono cicliche, niente attività umana né niente, sono solo cicliche, hanno corrisposto soltanto con il progresso, con l'evoluzione del progresso tecnologico che abbiamo avuto negli ultimi 40-50 anni, solo quello, capito? Non è che gli occhi, che no, torna tutto. Poi vogliamo parlare di Kamala Harris, che dice, il salotto di Mimara, andate a vederlo, Kamala Harris, l'hai visto anche tu? No, sì. Che cosa parla? Bill Gates è lo stesso, ha detto, mesi fa, poi siamo noi i malati, visto? Quelli che dicono che vogliamo sfinare la popolazione, che siamo noi che diciamo che la popolazione la vogliono sfinare, no, lo dicono loro stessi, stanno testando fino a che punto dormono, quindi non siamo noi che lo diciamo, andate pure su il salotto di Mimar, se lo guardate in ritardo, che oggi è il 19 luglio, se lo guardate mesi, io settimane, mesi più avanti,
il canale dovrebbe rimanere, perché tanto non hanno nulla da nascondere, quindi sai, potrebbe succedere se lo levano prima, quindi, perché sono talmente di coscienza pulita. Allora, se è tutto a poi, il salotto di Mimar, c'è un video, data 19 luglio 2023, Kamala Harris dice le cose che deve dire, che io non nomino, solo per sicurezza, però non mi dà le cose proprio assurde, cioè, quello che noi abbiamo già detto, che ha detto anche Bill Gates, e c'è pure il video sull'altro telefono, l'SD card, nella mia cartella, su tutto, io, mi credi che non ho iniziato ieri, questi 4 anni ho studiato in una maniera che le cose le so io, quindi date pure lì, salotto di Mimar, data 19 luglio 2023, iscrivetevi e andate a leggere l'ultimo video, quindi vediamo chi era che diceva che eravamo noi quelli che, gli impertinenti che dicono, che travedono, o se sono loro che fanno travedere, perché gli altri tanto non ci arrivano ancora, quindi, ma io lo so perché fanno tutte queste cose, lo so benissimo io, perché ho studiato da 4 anni l'attività solare, lo so benissimo, sanno tutto quello, anche loro sanno tutto di quello che deve fare, però non parlano, quindi stanno agendo di conseguenza, anticipano quello che c'è dopo, per natura però, loro lo fanno artificiale, lo stanno facendo artificiale, quello che farà per via naturale il sole, fra 7-10 anni, visto come sono? Quindi, chi è sveglio è sveglio, chi no, occhio. Dai che poi c'è il sole rosso da vedere. Ma da quanti anni è che non si vede il sole rosso? Qui, pirà, chissà quant'è. È il raffreddamento, è in arrivo, eccolo lì. Sta a chiamare, un anno, l'ultimo. Quindi occhio, questo non è quello che abbiamo visto noi da bambini. Io ho 46 anni, tu ne hai, dillo per il pubblico. E appunto, 53 io 46. Quindi quello che abbiamo visto noi, che era pure in diminuzione, noi non eravamo nati quando era più freddo, quindi questo è molto peggio, quindi non lo so se hanno capito, devi dire, lo dice queste cose, quindi non lo so, che ha 54 anni di esperienza, quindi non vorrei, cioè, io da 4 anni che studio queste cose, ce n'è uno che ha avuto più di 54 anni di esperienza, no, se c'era l'avrei visto tutti i giorni per 1460 giorni. Certo che l'avrei vista, e come? Quindi cosa bisogna fare? Uno più uno, che ancora negli ultimi 3 anni c'è gente che per tutte queste pazzie deve ancora fare un comitato per stabilire quanto fa. Se fai uno più uno, devi dirgli, 54 anni di esperienza, climatologo e meteorologo, cosa devi dire? Che di 8 miliardi di anime, chi è il più esperto che ne sa di più? Dillo tu. Bravo. Quindi come se dice delle cose lui, io mi fermerei a pensare come minimo. Cosa che purtroppo non fa più nessuno, almeno la maggior parte. Quindi non sono cose che invento come sempre io la notte, tutte queste storie, sai, no? Come hai detto tu che hai sognato la notte, io non mi sogno queste cose che tu fai. Non le sogno di notte, le studio. La gente che conosce parecchio, che non fa politica. Ci siamo, vero? Allora? Compreso? Appunto, speriamo che il pubblico si svegli, perché per il loro bene, eh. Io le cose le so, stiamo cercando di fare svegliare le persone, che per il loro bene, perché tanti non sanno purtroppo, non è che tanta gente è brava, però non conosce, perché l'hanno ingannata e non lo sa, mica tutti sono, non è che sono cattivi, però tante persone non conoscono, bisogna conoscere, la conoscenza. Il governo non gli piace queste cose, vogliono quelli che non capiscono, lo sapevi? Sono facili, sì, come fai come vuoi, li malli, li manovri, li rigiri, sai com'è? Ma non funziona mica così, guarda che, cioè, la popolazione mi ha preso in giro, ma fino a un certo punto, prima o poi, quindi, è in arrivo, Alfa, quindi è in arrivo, prepariamoci, perché sta arrivando. E quando arriva pesante, negli anni a venire, diventa severo pure, pure parecchio. Qui parliamo di livello globale, quindi è importante questa storia. Vediamo il tempo. Allora, hai detto per finire era il minuto 33? 33, sì. Boh, non lo leggo il timer quello, però abbiamo 6 circa, dai. Riesci a cadere, ti avviati, vuoi avviarti che cadi, ti riprendo, dai. Ok, dai, che mo si sta rinfrescando, man mano, mica ci saranno 18 gradi. Si sta più bene, no, piano piano. Poi quando arriva il primo inverno voglio vedere, perché come ha finito l'ultimo inverno, ritorna il primo. È tutta natura, è tutto naturale.
è ciclico, non è difficile, però se la televisione ti fa imbambolare non ci capisci più niente, è quello il fatto, è tutto lì il fatto che non c'è niente, è sempre successo il mondo, queste cose da miliardi di anni ci sono, dai che ti riprendo, siamo per concludere, vediamo il minuto, lo vediamo, se lo leggo, non riesco a leggere perché volevo, aspetta, forse lo leggo. 10 minuti e 11 secondi, ne abbiamo sì, forse 5 minuti, 4-5, dai, buttati qua, mettiti di col sole che ti illumina, aspetta, devi andare dall'altra parte con la tua serpe, di là con la tua serpe, dai, ci sei, vai con la tua serpe, puoi buttarti, dove ti butti però, aspetta, fammi avvicinare. Col sole di qua quel poco, mezzo foschioso. Ecco, vai. Serpe! Olie! Il mio nido, ecco, guarda che mangia questo, ce l'hai già lì. Serpe, va, sta già per divolare. Divola. Olio! No! No! E lo taglio! Aspetta, lo taglio. La batteria com'è? Vediamo com'è. Perché... ah, c'è una tacca, devo caricare la pila pure. Perché quando trasferisco non faccio, non faccio il caricamento, devo caricare la batteria. Che fai questo qua? È un attacco. Dai, aspetta che siamo in chiusura, mi sa. Non lo so, forse pochi minuti perché non li vedo. Hai detto 33, quindi saranno 3 minuti, dai. Sì, mo chiudiamo, dai. È 30. No, 33 hai detto. No, 33 è la difesa effettiva che fa, sì. Sì, ma volevo vedere perché io mi piace guardare il timer, no? Sai che non si vede, però... non lo vedo che fai con questo serpaglio. La miseria! Si cade. 11, ecco qua! 12.00 secondi! Abbiamo 3 minuti circa, facciamo... è ancora una 3 minuti scarsi, dai! E poi finiamo. Quindi ricapitolando, qual è che non avevo nominato? Mi è venuto in mente. Ne ho nominati un casino di siti, tanto cioè, non c'è niente per informarsi, perché non ce n'è. L'ho anche dimenticato, ammetto sono pochi. C'è Silver Nervuti, andatelo a vedere che con umorismo fa divertire, dice delle verità incredibili. Abito Paciolla. Sì, è un sito quello, però io sto dicendo i canali. Conta, conta. Eccola. La decima. Conta, conta. No. Allora, salotto di Mimaro, poi vabbè c'è, sì, soci, che è radio. Dentro la notizia, l'ho vista oggi su quelle robacce, proprio su questa storia. Dentro la notizia, se volete, 19, per chi guarda in ritardo, 19 luglio 2023, dentro la notizia, ce n'era una, importantissimo. Più del 1000%, quella roba magica lì, no? Hanno subito quello che hanno subito. Piano piano, ok, dai, lo chiudiamo. Allora dai, poi c'era l'appuntamento con Sole Rosso, che viene a Maria di Masse dopo 40-45 anni, che inaugura il raffreddamento globale nei prossimi anni. Dai, ok, saluto il pubblico, chiudiamo, dai. Non fatevi fregare dalla propaganda. Ce n'è abbastanza video con pillole, mi hanno dato un po' di pillole, quindi ok. Ok, chiudiamo qui, la registrazione finisce qui. Saluto, Antonello signing off.